Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Stavolta vi voglio parlare di una nuova dieta che sto provando un pochino di tempo. Ho fatto altri video su altre diete che ho seguito, in particolare la Dukan e la dieta quella della perdita di 15 kg in 2 settimane. Li trovate ovviamente i video all'interno del mio canale. Stavolta invece ho provato questa dieta che è la dieta metabolica, quindi una dieta che va ad accelerare il nostro metabolismo. È una dieta a differenza della Dukan, dell'altra dieta, che non va ad eliminare praticamente nessun macroalimento dalla vostra dieta, quindi mangerete carboidrati, proteine, tutto quanto, perché appunto è una dieta che va semplicemente a stimolare il metabolismo. Praticamente loro dicono mangiando pulito, cioè non si mangiano cose raffinate, si mangiano cose semplici, basiche, ma si mangia di tutto. Prima però urge come sempre la solita premessa, perché ci sarà qualche moralista, qualcuno che scriverà sotto nei commenti: ah, ma tu non sei una dietologa, dici a quello come deve mangiare qua. Cioè, io sto dicendo quello che sto mangiando io, la dieta che sto seguendo io, non sto dicendo agli altri quello che devono o non devono fare. Quindi, questo è un mio racconto di quello che sto mangiando e vi farò. Io non sono un dottore, non sono un dietologo, io sono una maestra e quindi prendete quello che dico come sempre con le pinze. Quindi, prima di seguire qualsiasi dieta, qualsiasi cosa, sentite il vostro dottore. Scusate, ma bisogna sempre fare queste premesse perché poi succedono sempre dei disordini. Detto questo, quindi, in questa dieta praticamente vi dicono quali sono tutti gli alimenti da dover mangiare per accelerare il nostro metabolismo. Quindi lo sappiamo: caffè, teina, il peperoncino, la cannella, lo zenzero. Ci sono tantissimi alimenti che vanno ad accelerare il nostro metabolismo. Cose un po' particolari che finora non avevo mai letto sono i crostacei, tipo i frutti di mare. Quindi, infatti, in questa dieta trovate, non so, pasta e frutti di mare, pasta alle vongole, che di solito almeno io non avevo mai sentito dire. E poi io prendo in più, senza che ci sia scritto qui, ma l'ho presa anche lo scorso anno, appunto per accelerare il metabolismo, l'integratore di caffè verde, di tè verde e di Garnicina Cambogia. All'interno parla di della possibilità di prendere questa tipologia di integratori. Io l'avevo preso anche lo scorso integratore del genere, quindi ho ripreso sempre lo stesso. Quindi praticamente io quando ho letto questa dieta ero molto molto scettica, perché? Perché voi vedrete che contiene tanti carboidrati. Se voi siete delle persone come me che tendono naturalmente comunque sia ad ingrassare, il nemico principale, il nemico numero uno è il carboidrato, si sa, insomma, no? La pasta, il pane, la pizza sono il nemico giurato di chi vuole perdere peso. Quindi quando ho letto questa dieta dico: ecco, adesso inizio questa dieta, sicuramente prendo 10 kg. In realtà no, io l'ho seguita, ho perso peso, ma non ho acquistato, nonostante io mangi. Ogni giorno avete ovviamente i pasti divisi in colazione, spuntino, pranzo, merenda, cena e dopo cena. E ogni giorno ovviamente cambiano e a colazione più o meno avete o le fettine, non so, le fette biscottate, oppure una volta pane, il toast con la bresaola, una cosa del genere, yogurt con cereali, il pane con la confettura, insomma, oppure c'è la frutta, la spremuta, il tè, insomma, tutte cose normalissime. Quindi, comunque sia, voi durante la mattina o a colazione presto o a metà mattina mangiate il carboidrato, tutti i giorni mangiate i carboidrati anche a pranzo. Quindi, una volta sono 70 grammi, non lo so, di riso nero, un'altra volta sono 70 grammi di pasta di grano saraceno, un'altra volta metti invece sono 50 grammi, poi è bilanciato in base alla giornata. Stessa cosa vale per la merenda, quindi a volte è salata, a volte è dolce, a volte c'è la frutta, è sempre mista. E la cena, per la cena la stessa cosa, quindi a volte avete, non lo so, la zuppa, poi avete il secondo e la fetta di pane, oppure un'altra volta mi pare che c'è la quinoa con le verdure e poi sempre mi sembra una zuppa. Una cosa particolare invece è che iniziate sempre il pasto con una verdura, quindi il pranzo inizia con il pinsimonio o con l'insalata prima di mangiare il primo, quindi come antipasto fanno sempre mangiare una verdura. Una verdura, un tipo di verdura specialmente cruda, e dicono che aiuti molto. E al mattino si inizia sempre con il classico acqua calda con il limone prima di fare colazione.
Questa dieta, come vi dicevo, io mi ci sto trovando molto bene, anzi sto veramente mangiando tanto e mi sto stupendo perché, come vi dicevo, sono una persona che ingrassa facilmente e nonostante io mangi, ma veramente tanto perché sono tanti spuntini, sono comunque sia belle porzioni, non è che fate la fame, però riuscite a perdere peso e soprattutto, da quello che ho potuto vedere, è una dieta molto molto equilibrata perché non vi esclude nulla, solo che è una dieta pulita, nel senso che non mangiate cose lavorate, cose raffinate, mangiate cose semplici. Spero come sempre che questi video o questo video in particolare vi sia stato utile. Fatemi sapere sotto nei commenti che cosa ne pensate, se vi è piaciuto e insomma aggiornatemi sulla vostra dieta. Se vi va, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima.